L'intervento di Antonio che è venuto tardi, però io l'avrei avvisato. Prego, no, siamo così pochi. Se c'è tu, puoi aiutare. Vedete, io voglio esprimere innanzitutto la mia solidarietà per i dipendenti comunali, che sono la maggior parte amici miei di vecchia data, per cui credo che sia giusto esprimere la solidarietà. C'è una cosa che ascoltando mi sono appuntato delle cose. Dopo la vita, la democrazia è il bene più grande che noi abbiamo. E invece ho ascoltato qualche momento di nervosismo, diciamo così. Noi questo non ce lo dobbiamo consentire, amici cari. Allora, quello che invece mi piace dire, leggendo questo manifesto, è tutto incluso qua in poche parole. E noi siamo qui a recriminare contro una classe politica inetta, male acculturata, sfaccendata, e noi ripercorriamo sistematicamente quella che abbiamo fatto per tanti anni e continuiamo a farlo. Amici, o ci diamo, io compreso, voi con me, tutti quanti, un nuovo modo di vedere, o se no fra 10 anni, fra 20 anni staremo ancora qui a dire la classe politica eletta. Io me lo ricordo questo da quando ho incominciato a fare un po' di vita sociale. Questo non è più possibile, c'è bisogno di un nuovo modo di interpretare la politica, c'è bisogno di un nuovo modo di fare, c'è bisogno anche di un nuovo modo di criticare. Un attimo fa la programmazione di Bacchi, giustamente, chi non se lo ricorda? Niente, e come me lo ricordo pure io, a me mi sono fatti grigi anche i miei, ma io ricordo pure che nella pineta di Torregavete bisognava mettere i pomodori, le melanzane e le patate. Questo io pure me lo ricordo. Allora abbiamo sbagliato. Diciamo, abbiamo sbagliato. La verità è che oggi noi non abbiamo idee. Chi si propone alla guida dei comuni, e in particolare il nostro, non ha idee. E volete sapere? Anche in campagna elettorale un manifesto come questo era il programma di un'amministrazione che adesso qui da parte, un fogliettino così, l'enunciazione di 3, anzi erano di 5 per l'esattezza, di 5 capi testi e basta. Questo era il programma, la mancanza di idee. Ma se noi queste idee non ce le abbiamo, come vogliamo ricostruire il banco? Il turismo si fa per decreto, amici cari. Il turismo non si fa per decreto. Il turismo ha bisogno di strutture, ha bisogno di pulizia, ha bisogno di educazione, ha bisogno di formazione, ha bisogno di accoglienza, ha bisogno di strutture. Questa cosa dove sta? Turismo per decreto non se ne fa. E poi bisogna essere fortunata se la gente vi preferisce. Bacoli e Bella, non è inutile che ce lo diciamo da sempre. La verità è che ci sono altri posti molto belli, a minor costo, dove vi accolgono con le braccia aperte, hanno strutture, hanno educazione, hanno accoglienza che noi non abbiamo. Ma questo è il sistema che probabilmente, se noi ci sforziamo di guardare oltre, non a questo che stiamo vivendo, perché poi pure io ho fatto la mia politica, faccio la mia politica, ma agli amici che si fossilizzano in certe cose, io do i benefici di legge, io glieli consento, perché uno che si è abituato a ragionare in un certo modo non può cambiare. Allora se io invece mi metto lì e dico sempre la stessa cosa, sempre, non perché non la debba dire, sia ben chiaro, sarebbe molto più opportuno che a fianco a quella cosa io facessi delle proposte serie. E poi ho incominciato, e così la libertà, la democrazia è fondamentale, però la libertà, la democrazia ha una faccia bella e una faccia meno bella, come tutte le cose umane. Allora
non è che lo invento io stasera. La democrazia garantisce meglio di altre, come dire, sistemi di governo una eguaglianza, almeno questo l'ha dimostrato nei secoli, nei tempi, nelle varie democrazie. La democrazia ha un vantaggio, che per cambiare la classe dirigente non c'è bisogno di una guerra, si vota e si cambia, spetta a noi cambiare la politica, non ne siamo capaci, perché poi nella faccia negativa la democrazia c'è un'altra cosa, che è quella che la democrazia diffida dalle menti, diffida dal meglio, si accontenta del mediocre, perché la democrazia conta i voti, non li pesa, non vede quanto vale un voto, vede quanti ce ne sono. Purtroppo noi non abbiamo un sistema diverso, non ne conosciamo uno migliore, però io ho la mia idea di politica e ritengo, me la sono appuntata qua, pronto. Io per la politica bisognerebbe tendere alla politica del dare, non solo quella di prendere. Per me è fondamentale, noi dovremmo aspirare a una politica che dà un servizio al cittadino, che dà un servizio alla gente, che dà, ecco come noi siamo qua, noi tentiamo, però la nostra critica non può essere solo questa sterile, deve essere una critica di proposte, deve essere una critica di impegno. Allora questo è quello che è fondamentale, una politica che dà, una politica che cerca di dare. Oggi quella politica economica di cui qualcuno ha parlato prima sta venendo meno perché mancano i soldi, ma io non sono d'accordo con l'amico che è intervenuto prima, il comune che è un'azienda, non è azienda niente, il comune si interessa delle persone, il comune deve investire, certo, con il pubblico, con il privato, diversamente non potrebbe fare niente. E i privati devono essere invogliati ad investire, si devono svegliare, devono essere, come dire, aiutati in questi investimenti. Noi non sappiamo come ne usciamo da questa crisi, questa è una guerra che non sappiamo dove ci porterà e nessuno lo sa, si tenta di parare, pariamo perché aggiustiamo le banche, perché aggiustiamo la finanza, ma non sappiamo dove arriveremo. Allora non è io dallo Stato, non voglio che si interessi solo ed esclusivamente delle banche, dal comune non voglio che si interessi solo ed esclusivamente di fare SPA, a me interessa che si interessi della gente e che invogli anche a fare una parte economica e normale, ma prioritariamente si deve interessare della gente, non può interessarsi come fa un'azienda, l'azienda guarda solo ed esclusivamente all'utile. Questo non è nelle corde di un comune, allora questo non è nelle corde di un politico che guarda alla gente, che guarda a quello che devono fare. E un'ultima cosa, consentitemi, la politica in tanti anni, noi, nessuno di noi è più bambino, non ha messo in campo persone di qualità, qualunque partito, non siamo stati in grado di mettere in campo persone di qualità. La vita, la società ci corre davanti, noi annaspiamo i politici mediocri, questo a livello nazionale lo sappiamo, a livello locale non va bene, a livello napoletano non ne parliamo proprio. Bene, la politica annaspa, è lontana da ogni nostro desiderio, è lontana da ogni situazione né nazionale né locale, è lontana dalla gente. Questo è stato quello che siamo stati in grado di costruire in questi ultimi 20 anni. Allora adesso criticare, rimangare, sì va bene, ma sforziamoci con la mente di guardare al di là, di guardare oltre, perché è probabile che se noi oggi ci sforziamo di trovare delle idee nuove, noi è probabile che non lasciamo
a chi viene dopo, ai ragazzi, ai giovani, un mondo disastrato, una bavola disastrata. Bavoli, la fortuna che ha è che non è, mi scuseranno, come dire, casa Pesenna, diciamo che non ha né cielo da vedere né terra da camminare, in varie, sia per la delinquenza che c'è, sia per il territorio che ha. Noi abbiamo delle fortune, dovremmo viverle, dovremmo avere la possibilità di esaltarle, ma questo con entusiasmo, questo con l'entusiasmo, soltanto con una critica sterile purtroppo non si fa nulla, e a chi interessa da qua entra e da qua esce. Io, questa era la riflessione che mi piaceva fare, vi ringrazio di avermi ascoltato. Io sono convinto, ringrazio di tutto Antonio, un amico di vecchissima data che come tanti altri ha dato un'impronta seria, lungimirante di quello che sarà il futuro dell'analisi. Molte cose le condivido, alcune anche io non le condivido, però devo dire che sono interessanti, potrebbero anche farmi cambiare idea su alcune cose, molto quello dell'impresa. Però voglio dire una cosa, quelli che sono rimasti qua non è per il luogo, ma probabilmente andrete in paradiso per la pazienza dimostrata e per la resistenza e la tenacia di essere rimasti qua fino a questo momento. Io penso che tutti noi, dall'esperienza che abbiamo avuto stasera, questo nucleo, questo germoglio di idea, di spinta, dobbiamo portarlo nelle sedi dove noi lavoriamo, nei luoghi, nelle famiglie, nelle associazioni. Questo deve essere l'inizio, e non è un caso che noi l'abbiamo fatta, e giovedì ce n'è un'altra, e stamattina c'era l'assemblea della CGL, e poi ci sono altre. Probabilmente c'è qualcosa che comincia a muoversi, c'è un ragionamento, c'è un modo di pensare. Forse quello che dice Antonio, che è l'ultima cosa, questo di pensare a domani e al futuro, forse si sta incominciando di nuovo a pensare. E pensare è il primo momento di progettare, questa è la cosa importante. Allora noi ci lasciamo per modo di dire, perché quelli che stanno qua stasera probabilmente ci vediamo quasi tutti i giorni, ecco, ci vediamo, però appena ci incontriamo pensiamo, dice, ma noi siamo quelli che abbiamo detto di pensare, di progettare, di prenderci la responsabilità di dare. È una parola grossa, ma grossa, però noi che abbiamo i capelli bianchi, la serietà, che veniamo da una storia lunga, ma lunga, molto lunga, abbiamo il dovere fino in fondo di metterci tutta l'anima che abbiamo per dare un futuro migliore ai nostri giovani. E mi fermo. Allora, le proposte non sono state fatte, io una importantissima la subito la prendo in moto. Quella di Parigi, di andare a vedere questi 16.000 euro, le tasse, chi non le paga, subito. Ecco la proposta, perché altrimenti facciamo veramente retorica. C'è stata una proposta, ci sono 16 milioni, quanti sono? Noi dai nostri conti sono oltre 20. Oltre 20, allora cominciamo tutti quanti a studiare come bisogna recuperare questi soldi. E altrimenti veramente ci pigliate. Sono d'accordo con Parigi. Grazie. Grazie, buonasera.